Buonasera cari telespettatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento che abbiamo sempre in prima serata dopo il telegiornale, nel quale approfondiamo e trattiamo i più svariati argomenti. Questa sera tratteremo di qualcosa che ci tocca un po' tutti, parleremo di bollette e bollette del ciclo idrico, quindi parliamo di acqua. Naturalmente per fare questo, in virtù del fatto che presto ci sarà una nuova tariffazione sulle bollette che riceveremo nei prossimi giorni, approfondiamo questo argomento per capire meglio qual è il meccanismo che sta alla base di queste variazioni tariffarie, e naturalmente non poteva non essere diversamente che ospitare ASET SPA. Salutiamo subito il presidente Paolo Reginelli, buonasera presidente, e anche un dirigente dell'ufficio commerciale, Leonardo Mencucci, che ci guiderà, ci farà addentrare dentro. Proveremo perlomeno ad entrarci nel mare magnum e che cosa sta alla base di questa nuova tariffazione. Però io prima parlerei subito e coinvolgerei il presidente Reginelli. Allora, qual è la filosofia, che cosa c'è alla base innanzitutto di questa nuova tipologia di tariffazione e perché si è resa necessaria? Bene, intanto direi cosa c'è alla base della filosofia della nostra presenza qui questa sera. Questa fa parte di una campagna informativa che noi abbiamo iniziato alcuni mesi fa. Abbiamo avuto un incontro con i gruppi consigliari, abbiamo emesso dei comunicati stampa e abbiamo iniziato già da un po' di tempo delle richieste di informazioni che andavano verso una miglior qualificazione e quantificazione di questo servizio. Perché abbiamo fatto questo? Perché l'ARERA, che è l'autorità di regolamentazione per l'energia e le reti e l'ambiente, cioè quell'autorità indipendente alla quale noi sottostiamo, noi come ASET che gestisce l'idrico e come tutte le aziende che in Italia gestiscono l'idrico, ha modificato l'impianto tariffario. Quindi di questa cosa noi vogliamo far conoscere ai cittadini per far capire qual è la filosofia che ha portato a questo cambiamento e per far capire anche quali potrebbero essere gli aumenti o le diminuzioni dovute alle proprie situazioni. Questo genere di rapporto è un rapporto e di chiarificazione che andiamo a fare oggi, naturalmente riguarda il comune di Fano, il comune di Mondolfo, il comune di Monteporto, cioè i comuni dove ASET gestisce l'idrico. Non che voglia dire che negli altri comuni queste regole non siano le stesse, ma sono esattamente le stesse, però per quanto ci compete questa sera noi parliamo solo di quello. Quindi ecco, parliamo di casa nostra. Ecco, diciamolo, non è una cosa nostra, della nostra zona, non è una qualcosa che riguarda ASET in particolare, è una cosa che riguarda il livello nazionale. Tutte le società che trattano a livello nazionale dalla Lombardia fino alla Sardegna e isole comprese, insomma, avranno queste oscillazioni di tariffazione. Noi parliamo delle cose di casa nostra, quindi questa delibera, entriamo subito nel vivo del discorso perché questo penso che interessi, entriamo a bomba gamba tesa, come si dice. Mencucci, allora, come inciderà sulle nostre bollette, detto in soldoni, bene, questa nuova delibera che insomma entrerà in vigore? Togliamoci subito il dente, ecco, appunto, e evidenziamo quelle che sono l'impatto economico. Dunque, ci sono delle tipologie di utenza che vengono riclassificate, quindi partiamo dall'utenza domestica residente. Le forniture intestate a domestici residenti con nucleo composto da uno e due componenti si devono aspettare un aumento di tariffa rispetto a quello che pagavano prima. I nuclei invece collegati a forniture domestici residenti con tre componenti hanno una tariffa pressoché rapportabile a quello che c'era prima, quindi l'impatto economico è pressoché nullo. Invece le forniture intestate a domestici residenti con quattro più componenti si devono aspettare una riduzione di tariffa, quindi uno sconto. Domestici invece non residenti si devono aspettare un aumento in quanto verranno fatturati come prima, quindi il nucleo in questo caso non entra più in gioco, però non hanno più la fascia agevolata che è di appannaggio esclusivo dell'utenza domestica residente.
Per i condominiali bisogna fare un discorso aggiuntivo, in quanto il condominiale veniva fatturato prima con un'unica tariffa, è uguale per tutti, indipendentemente da come era composto il condominio. Adesso ARERA ha obbligato, diciamo, il gestore a trattarlo così come la combinazione degli altri elementi. Quindi per il condominio normalmente ci possono essere presenti delle utenze domestiche residenti con tanti componenti e domestici non residenti. ASET ha intrapreso un colloquio con gli amministratori di condominio, i quali stanno facendo avere le loro autocertificazioni per capire il condominio come è composto. Quindi dare in questo momento un'indicazione sul condominio, se ci sono degli elementi positivi e negativi, non possiamo darle in questo momento. Finché non li abbiamo, li fattureremo esattamente come prima. Quando li abbiamo, li fattureremo secondo le nuove regole. Infine rimane il non domestico, il quale questa delibera non impatta per nulla sull'utenza non domestica, per cui verrà fatturata esattamente come prima, ci sarà un livello di continuità. Quindi è l'unica categoria sostanzialmente che non avrà sicuramente nessun impatto economico rilevante e nemmeno di impianto tariffario diverso. Ho capito, quindi allora... Se posso riassumere, sì. Si tratta di una, diciamo, ripartizione su, no, le varie tipologie di utenza, dove chi sta nel mezzo, diciamo, non noterà nessuna differenziazione di tariffazione, mentre i nuclei numerosi avranno uno sconto, quelli single barra 2 purtroppo avranno una variazione. Questo sarà in linea di massima. Mentre per i condomini aspettate questa sorta di censimento che dovranno fare gli amministratori per capire come è composto il condominio. Certo. Quindi mi immagino anche che condomini con oltre 30, 50, 60 nuclei abitativi... Non sarà facile. Quindi, vabbè, però per quello... Cioè, anche perché la tariffazione sta per entrare in vigore, quindi arriveranno a brevissimo le bollette, state già fatturando in questi giorni, quindi insomma è qualcosa che toccheremo con mano prestissimo e capiremo anche qual è la differenziazione. Siamo qui apposta per informare i cittadini di quello questo. Che succederà. Immagino che sia anche difficile fare un più o meno 5-10 sotto, perché ancora siamo allo stato zero. Quindi esperienza non diamo delle indicazioni economiche, ci renderemo conto. Poi le aspettative deluse danno delle problematiche. Però ci renderemo conto, bolletta alla mano, tra il prima e il dopo, qual è la differenza per ognuno di noi. Però capiamo anche il come si è arrivati a questa... a questa delibera, perché immagino che ci sia un percorso, ci sia una sorta di ragionamento che sta alla base di questo. Sì, la delibera dà tutta una serie di punti che in questo momento per esigenze di programmazione e di tempo non possiamo elencarli tutti. Bisogna che ne tiriamo fuori, sono gli elementi cardine fondamentali. Ecco, ci sono importanti due elementi cardine della delibera. Il primo sostanzialmente riguarda una riclassificazione delle tipologie d'uso. Partiamo da una situazione dove si fatturava con una tariffa uso domestico indistinta uguale per tutti, a una situazione per la quale l'autorità ha chiesto al gestore di riclassificare le tipologie. Quindi non si parla più di un uso domestico indistinto, ma di usi domestici residenti, non residenti e condominiali. Per raggiungere questo obiettivo, ASET ha messo in campo due attività congiunte. La prima è quella dell'incrocio con l'anagrafe comunale. Come ha detto il Presidente prima, il nostro territorio su cui ASET fattura sono sui comuni di Fano, Mondolfo e Monteporzio, che ci hanno fatto avere le anagrafe comunali. Queste anagrafi sono state messe in relazione con la base dati del ciclo idrico, tramite il codice fiscale, e se è stato cercato l'intestatario della fornitura, che è l'unica persona che noi conosciamo, all'interno delle anagrafi. Se è stato trovato, la fornitura viene identificata come domestica residente, se il cliente non viene trovato, automaticamente diventa un domestico non residente. Poi, a valle anche di questa attività, abbiamo chiesto, come ha detto il Presidente prima, ai cittadini di darci un'autocertificazione per dichiarare loro come erano identificati all'interno del nucleo, quindi se sono domestici residenti e con quanti componenti, oppure domestici non residenti. Ecco, la combinazione di questi due elementi ci ha permesso di riclassificare tutte le tipologie d'uso. Devo dire che ci sono delle eccezioni,
Una delle quali, vorrei dirla subito ai cittadini, è quella delle forniture intestate a deceduti o persone al di fuori, diciamo, del nucleo. In questo caso, ovviamente, per quello che ho detto adesso, queste forniture sono state tutte identificate come domestiche non residenti, con un aggravio economico quindi, certo, in più, anche se il nucleo è composto da tutti i domestici residenti, per cui noi invitiamo un componente del nucleo a venire presso i nostri uffici a fare la voltura del contratto, certo, perché altrimenti il rischio è di avere un aggravio economico rispetto a quello che si avrebbe. Tra l'altro abbiamo ricevuto delle autocertificazioni da parte di questi componenti del nucleo, ma sono autocertificazioni che non hanno valore, perché l'autocertificazione deve essere fatta solamente dall'intestatario della fornitura, ecco, e quindi i parenti non valgono. Non valgono, quindi non si potevano accettare. Bene, poi il secondo elemento cardine, che è quello poi che ha portato sostanzialmente all'attività, diciamo, di impatto economico che abbiamo visto, è sostanzialmente un ribilanciamento del valore economico a favore dei nuclei numerosi, che prima della delibera avevano, diciamo, un impatto negativo. Questo perché? Perché ovviamente la problematica è dovuta al fatto che prima della delibera si utilizzava solamente una unica tariffa, uguale per tutti. Questa tariffa, che con la slide successiva la possiamo vedere a video, si capisce molto facilmente, ecco, esatto, si capisce molto facilmente quello che succede. Allora, sopra vediamo la tariffa che è stata applicata fino ad oggi, quindi una fascia agevolata fino a 60 metri cubi, una successiva fascia base da 61 a 96, una prima eccedenza di 97 e 140 metri cubi e poi una seconda eccedenza. Nel momento in cui ASET ha fatto la riclassificazione delle tipologie d'uso, ha potuto realizzare una statistica che è quella che vedete a video, quindi una situazione del consumi medi per nuclei, diversificate per nucleo. Come si può facilmente vedere? Quello che vediamo sotto, giusto? Esatto, indicata con le freccette, no? Esatto. Lo dico per farci seguire a casa nel ragionamento. Quindi, ecco, come possiamo vedere, i nuclei con un componente hanno un consumo medio pari a 54 metri cubi, mentre nuclei da 6 componenti hanno un consumo di 183 metri cubi. E da come si può vedere nella slide, si può facilmente capire come prima dell'entrata in vigore della delibera i nuclei meno numerosi avevano inconsciamente, perché purtroppo non lo, certo, sapevano, avevano la possibilità di consumare, diciamo, il loro consumo normale, pagare, diciamo, il ciclo idrico a un valori decisamente ridotti rispetto invece ai 6 componenti, che invece purtroppo dovevano pagare di più perché andavano sempre in supero. Per cui l'autorità, conoscendo questa situazione, ha voluto introdurre un elemento perequativo, si dice in termini, sì, tecnico, quindi un ribilanciamento. E quindi non si ragiona più con un'unica tariffa uguale per tutti, ma si ragiona con tante tariffe personalizzate, una per ogni componente del nucleo. Quindi lo stravolgimento, diciamo così, di carattere culturale è non ragionare più a litri d'acqua che consumiamo, ma a componenti del nucleo familiare. Questo a grosse linee è quello che ha pensato il legislatore, chi ha fatto la norma. Ma insomma, queste tariffe però introducono anche delle variazioni. Quali sono queste variazioni, giusto per capire anche in termini economici poi quelle che ci ritroveremo in bolletta? Certo, allora se possiamo presentare la prossima slide a video, ecco, queste sono le nuove tariffe che entrano in vigore. In realtà quella di cui dobbiamo ragionare è solo la prima, perché l'altra non è altro che un multiplo della prima tariffa per il numero dei componenti. La nuova tariffa per effetto dell'introduzione di questa delibera è questa: per un componente i primi 20 metri cubi sono una fascia agevolata, che è la fascia sociale, okay, e poi da 21 metri cubi fino a 32 metri cubi abbiamo la fascia base, da 33 metri cubi a 47 metri cubi la prima eccedenza e poi oltre 47 metri cubi la seconda eccedenza. E come detto prima, diciamo, le altre tariffe non sono altro che multiple della prima moltiplicata per il numero dei componenti. Ecco, interessante era
il fatto della tariffa con tre componenti, se possiamo rimettere un attimino la slide, ecco, quella da tre componenti, se la notiamo, è esattamente uguale alla tariffa che c'era in precedenza, tranne il metro cubo, diciamo, di differenza alla prima eccedenza. La fascia media che dicevamo prima. Esatto, no? Esattamente la fascia media, ed è per questa la ragione per cui l'unica situazione rapportabile ante delibera e post delibera è proprio quella con tre componenti. Mm-mm. Questa analisi fatta ci permette anche di fare un ragionamento sulla tariffa applicata fino ad oggi alla cittadinanza. È come se noi avessimo applicato, diciamo, una tariffa calibrata per un nucleo di tre componenti equivalenti dappertutto. E quindi è questa la ragione per cui nuclei con uno o due componenti avevano fino ad oggi, anche se inconsciamente non lo sapevano, un vantaggio economico, perché la loro tariffa era calibrata per tre componenti, a differenza invece delle famiglie numerose che, avendo una tariffa più schiacciata, calibrata per tre componenti, si trovavano, diciamo, un consumo che andava più in supero sostanzialmente. Questo è il ragionamento, molto detto in maniera molto sintetica. Che ha portato, diciamo, all'impatto economico di cui abbiamo ragionato in precedenza. Quindi hanno ragionato sulla fascia media per poi calibrarla a seconda dei due estremi, un po' come si fa con la grappa, no? La testa e la coda, e nel mezzo è quello che è buono, insomma. Ecco, allora, chiaramente questo inciderà anche sul nostro vivere quotidiano, comunque sia, adesso non parliamo di cifre estremamente impattanti, però comunque è un qualche cosa che ci si dovrà aspettare. Ma insomma, quindi dopo questa prima fatturazione, dopo questa prima bolletta, che cosa vi aspettate? Qual è il dopo fatturazione? Non nascondo che siamo un po' preoccupati, perché normalmente, da esperienza pluridecennale, noi sappiamo che il cliente, quando vengono disattese le proprie aspettative, chiede giustamente un'informativa di quello che sta succedendo. Certo. In questo caso, siccome c'è un'introduzione di una delibera, tra l'altro, che è stata emessa nel 2017, è entrata in vigore il 1 gennaio 2018, ma ha gli effetti adesso, nella prima fatturazione del 2019, e quindi aveva un effetto retroattivo tramite un conguaglio. Quindi i clienti, in una fatturazione invernale, dove notoriamente il consumo del ciclo idrico è ridotto, si potrebbe vedere questa differenza economica, per cui ci aspettiamo un afflusso considerevole di persone che arrivano. Sicuramente potrebbero essere, ricordando l'impatto economico di cui prima, i nuclei da uno o due componenti e anche quelli domestici non residenti. Per esperienza posso dire anche che rischiamo che vengano giù anche quelli con 4, 5, 6 componenti, perché purtroppo oggigiorno, anche se uno ottiene un beneficio, dice: dov'è la fregatura? Ecco, quindi il rischio è quello di trovare anche queste persone. Mi fate pagare di meno da una parte, però esatto, da dove ve li riprendete? Vogliono avere informazioni, giustamente, anche su quello. Certo. Ne approfitto per la cittadinanza per dire di avere un po' di pazienza, ovviamente, perché, come giustamente, vogliono avere delle informazioni, ovviamente si troveranno insieme ad altri cittadini che avranno la medesima richiesta, e quindi purtroppo ci saranno un po' di file o al centralino, quindi ai nostri call center, oppure proprio al nostro ufficio commerciale. Certo, quindi insomma, vi aspettate comunque un afflusso di gente. Ma noi siamo qui innanzitutto e dobbiamo ringraziare l'ASET per questa disponibilità, voler comunicare in anticipo e rendere nota alla cittadinanza che ci saranno delle variazioni, senza farci arrivare la bolletta con la sorpresa, come diciamo, così, anche perché, se ho ben capito, ci sarà un conguaglio retroattivo, perché questa entrata in vigore della normativa riguarda il 2018, quindi quello che state fatturando in questi giorni è anche il conguaglio. Ci sarà il conguaglio, è un'altra novità di Arera, che per la prima volta ha introdotto un conguaglio retroattivo, perché non era mai successo, quindi altro regalo che vi siete trovati a dover gestire, perché diciamolo e ribadiamolo, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, dopo lo chiederò in maniera più esplicita al Presidente, insomma, non c'è anzi glielo chiedo subito, Presidente, visto che mi è venuta l'idea, cioè non c'è nessun conto da risanare, non dovete ripianare niente, non è una nostra idea questa qui, chiariamolo, insomma. Noi non abbiamo nulla da ripianare, ecco. Non abbiamo
questo genere di problematiche. No, anzi, io vorrei, vorrei aggiungere una cosa a quella che ha detto il Presidente, giustamente, sul discorso di Arera. C'è anche un altro punto, che questa delibera va emessa, diciamo, per il gestore, deve essere, il termine tecnico si dice in iso ricavo, nel senso che il gestore non ci deve né guadagnare né perdere. Ecco. Quindi questi delta economici positivi e negativi per il gestore non devono avere nessun impatto, ovviamente. Ecco, quindi insomma, facciamo così, fatto 100, il 100 rimane, esatto, e si cambia un po'. Cambiano i valori economici. Ecco, quindi esatto, insomma, questo diciamolo, sì, no? Perché non è una vostra idea, no, non l'avete pensata voi, no, non l'hanno pensata, no, i vostri dirigenti, Presidente, è una cosa che ob torto collo vi trovate a dover applicare. Noi la dobbiamo seguire pedissequamente, come capisce, perché siamo comunque, certo, costretti. L'avremmo pensato diversamente però, perché ASET tradizionalmente nell'idrico ha sempre investito con scienza e con coscienza, nel senso che sia da un punto di vista qualitativo, parliamo solo dei laboratori che sono stati accreditati da Credia per garantire la qualità dell'acqua, dal punto di vista qualitativo delle condotte abbiamo delle metodologie con le quali abbiamo abbassato di molto le perdite dei livelli delle perdite dalle medie nazionali, okay? Sia dal punto di vista della coscienza, perché ci rendiamo conto della priorità che deve avere questo genere di servizio, cioè garantire l'acqua a tutti, e anche perché ci rendiamo conto della sempre più preziosità di questa materia, perché vediamo dagli anni che c'è sempre meno disponibilità, c'è anche un aumento delle richieste da parte dei cittadini. Quindi avremmo preferito una regolamentazione che facesse capire un po' meglio che più si è virtuosi e meno si paga. Certo. Questo in maniera molto, molto tecnica. Purtroppo questa cosa non dipende da noi, e penso anche che abbiano più seguito coloro che siano molto, ma molto meno virtuosi di noi. Mm. Okay? Quindi questo anche da un punto di vista, secondo me, politico, qualche domandina bisognerebbe iniziare a farsela. Okay? Certo. Dal canto nostro noi possiamo dire che chiaramente daremo seguito a queste cose e la massima disponibilità nell'accogliere i cittadini, nel dare informazioni, elargire qualsiasi tipo di informazione che possono riavere sia rivolgendosi direttamente agli sportelli di ASET, come hanno fatto fino ad oggi, sia con numeri verdi che con internet, quindi siti, certo, e tutto, perché riteniamo che questo sia un passaggio importante. La tempistica non l'abbiamo decisa noi, ma anche quella l'abbiamo subita. Mm-hmm. E siamo arrivati adesso, dopo una serie dopo questo percorso, e quindi ci mettiamo a disposizione da adesso in poi al contatto diretto con i cittadini. Ecco, come è sempre stato, mm-hmm, del resto, ma ci saranno altri spazi informativi per la cittadinanza, perché oggi non l'abbiamo detto, ma abbiamo iniziato il primo di alcuni approfondimenti che faremo con ASET attraverso i suoi dirigenti, perché insomma volete, come dire, avere un filo diretto e una comunicazione diretta con l'utenza. No, sì, vogliamo informare quello che stiamo facendo, perché, certo, di cose ne stiamo facendo tante. Ne stiamo facendo anche bene, secondo me, anche secondo anche chi ci deve giudicare, perché, certo, poi da un punto di vista tecnico noi siamo sempre sottoposte al giudizio di chi deve asseverare le nostre procedure, di chi deve in qualche modo certificarci, quindi ci sono le aziende del settore che continuamente, la settimana prossima avremo Irina, tra 3 settimane avremo Credia in azienda, quindi ci certificano le cose che facciamo. Fino adesso le abbiamo sempre fatte bene, pensiamo che sia giunto anche il momento di colloquiare un po' di più con i cittadini e renderli partecipi di quello che facciamo. Abbiamo iniziato in qualche modo con il verde, dimostrando giorno per giorno quello che stiamo facendo, perché l'impatto insomma è importante, e abbiamo intenzione di portare avanti questo genere di filosofia in seguito. E i prossimi appuntamenti saranno degli appuntamenti, uno dedicato principalmente al consumo dell'acqua di rubinetto, che è una risorsa, anche se da qualcuno non è vista come tale, ma è una vera e propria risorsa per la salute, per il portafoglio, per tutto. Avremo degli incontri dove specificheremo meglio i servizi che possono offrire le farmacie comunali
e l'igiene urbana e altre cose. Quindi vogliamo un attimino allargare il panorama di quello, dimostrare meglio quello che stiamo facendo in questo momento. Bene, allora. Per quanto riguarda, adesso ne approfitto, anche per quanto riguarda l'argomento in oggetto, sì. È previsto anche uno o più incontri con la cittadinanza, ecco, per spiegare meglio, per esigenze di programmazione. Chiaramente noi abbiamo dovuto sintetizzare, quindi certo, speriamo di essere stati efficaci, ma mi rendo conto che la sintesi non aiuta. Certo. Quindi ci sarà modo di incontrare i cittadini adesso con la data, una location ancora la dobbiamo ragionare, okay, perché va fasata con la fatturazione. Cioè il nostro obiettivo è quello di farlo un pochettino a metà, diciamo, dell'arrivo delle bollette per i cittadini, in maniera tale proprio da intercettare queste persone che vogliono avere solamente delle informazioni, perché magari sono stati fatturati correttamente, e quindi metterli tutti, diciamo, in un unico luogo per dare le giuste spiegazioni in maniera più approfondita rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Certo. Benissimo, quindi insomma datecene conto, orario, giorno e luogo, così lo comunicheremo anche ai nostri telespettatori, quindi ci faremo, come dire, l'attori della vostra istanza. E quindi io insomma saluto il presidente Paolo Reginelli di ASET SPA per essere stato qui con noi nei nostri studi, grazie al dirigente Leonardo Mencucci dell'area commerciale per essere stato così sintetico, esaustivo nei minuti che noi abbiamo a disposizione. Abbiamo parlato della nuova tariffazione che tortocollo ci troveremo indipendentemente da ASET nella bolletta della prossima, dei prossimi invii, quindi insomma ci saranno queste variazioni, abbiamo capito anche un po' come sono composte, però loro sono a vostra disposizione, i loro uffici, abbiate un po' di pazienza se li trovate un po' intasati, perché così sarà sicuramente, quindi però loro cercheranno di dare tutte le spiegazioni ad ognuno di voi il più in maniera esaustiva possibile. Grazie ancora, buona sera, grazie, dai prossimi incontri allora. Grazie, e quindi cari telespettatori, grazie per essere stati con noi in questo spazio di approfondimento dedicato alle bollette del ciclo idrico della nostra città. Grazie e arrivederci.